Allora, facciamo questo diario di viaggio 360, diciamo unico di tutta la Biondo, perché vacanza. non hai compilato il calendario? Notate qui alla mia destra una bellissima Corvara, lì dietro di me, proprio sulla destra, c'è, oddio, non è proprio il lato della Laura, è laggiù vicino a dove c'è la chiesa. Bello comunque questo monte, guarda, qui è bellissimo, fa anche una foto. E oggi c'è questa maratona ciclistica. Vabbè, comunque, quando siamo arrivati qui? Il 4. 4. Oggi è Il 11 7. novembre. Novembre. Bella, vai, arriva te dopo la foto. Diario di viaggio. Ah, Sono sono qua qua con Antonio. Diario di viaggio, la prima giornata ci siamo fermati lungo il tragitto sul lago di Tovel. Bellissimo posto dove 10 km prima di arrivarci paghi il parcheggio. E niente, ovviamente c'è stata una performance. No, non ti sei buttato in quel lago, non ci hai nuotato, no. No, e c'è il diluvio. E vabbè, c'era il diluvio, mettiamola così. Però è un lago molto bello, vi consiglio di andare a vederlo. E abbiamo fatto un giro, abbiamo provato lo strudel di mele per la gioia di Gennaro e siamo andati a vedere il La cioccolata bellissimo, calda. lui la cioccolata Dopodiché, calda. siamo Siamo ripartiti alla volta di Corvara, ma lungo il tragitto siamo stati tamponati da dietro da un crucco che ha graffiato il paraurti della Laura. E lì abbiamo perso minuti preziosi, perché poi dovevamo andare a fare la spesa e l'abbiamo dovuta fare in fretta e furia, praticamente all'ora di chiusura. E niente, lì siamo arrivati, dopo questa spesa siamo ripartiti, siamo arrivati a Corvara che erano quasi le 9 ormai, no? Quando siamo arrivati. Ed è successo un fattaccio che ora racconterà Biondo. E non ti stavo seguendo, bella. Allora, Dai, veloce. Cambio mano, arrivati a Corvara, cos'è vai. successo? Dritto, bravo. Ok. La Sulla via Laura dritta. per sbaglio ha chiuso la porta con una mandata. Ah, sì, ok. Ora Vai. posso riprendere. Da lì abbiamo chiamato Ubert. Non Uber, ma Ubert, che è il caro tizio del bread and breakfast di Corvara, che consigliamo nel caso non abbiate un alloggio. Perché i pane e colazione sono veramente dei posti speciali. Detto bread, No, hai detto bread. Infatti l'ha anche ridetto bread. No, perché dovete sapere che la porta della Laura non si può chiudere con le mandate, se no non si riapre, va semplicemente tirata. E lei invece a quanto pare l'ha girata male la Tutto chiave. questo ha scatenato l'ira di sua mamma. La quale l'ha riattaccata in faccia, però poi giustamente ha pensato di richiamare il corvo, non la lava. E da lì si è risolta la cosa. È arrivato Ubert come Deus ex machina, che ha salvato la situazione. L'abbiamo ospitato a per mangiare con noi, ci ha raccontato un po' la storia della sua vita. Cioè, più che raccontare, faceva dei cenni lui. Sì, è Sì, vero. sì. No, non ti. No, ma. Vabbè, Problema è la comunque. plastica. Allora, loro giustamente devono sempre enfatizzare le particolarità, poi è anche giusto così. Però va riconosciuto tutti. Però va riconosciuto tutti che in realtà era anche un tipo molto in gamba, dai. È un tipo simpatico, c'è questo bed and breakfast in cui fa pagare poco e non ha grosse pretese della vita, sembra. Ma il giorno dopo si è fatto una camminata fino. Qua sopra. Non c'è bisogno che ti giri, bella. È vero. Cioè, camminata poi. Si è preso Lobovia Dovevo fino indicare qua sopra. Grano, Lobovia del Boè. Siamo andati su e poi abbiamo fatto tutta la pista del Vallon fino in cima a un rifugio tale Costner. Anche Un ieri. percorso direi easy, no? Come era stato stabilito, giusto? Sì, si era detto easy, però diciamo che l'andata forse è
stato un po' meglio di ieri, ma il ritorno è stato determinato da questi traversi, che sono una parola traversi inventata dalla Laura per insomma, quando lei sbagliava strada e non ci faceva scendere, diceva che c'era un traverso, e quello voleva dire che c'era di nuovo la salita. Per dire povero scemo, e pensai di fare tutta discesa, ora ti schianto con sta salita, quello vuol dire traverso. Si è fatto anche ieri un bagno a Cosa, alta quota, c'era un lago con vicino alla neve e ci sono fatti il bagno. L'Irene gli ha preso quasi un colpo, è entrato e ha detto muoio. Ta-ra-ta-ta-ta. Io avevo un po' di paura che morisse davvero. E oggi? E oggi speriamo che per colpa del cortisone non piova a un certo punto, perché si sa che il cortisone non veniste tempeste. Oh, guardate che mega campeggio. Sì, qui ci dovrebbe passare. Io ragazzi, fa vedere quanto è durato questo video. Porca boia, 12 minuti. Lo sapete che un video di 5 minuti pesa 2 giga. Quindi questo ne peserà 5. Ecco appunto. Qui ci passo sopra in seggio. Tanto userò l'internet del corvo, va. Vabbè, allora il diario di viaggio si conclude qui, direi. E buono. Questi saranno tutti alla prossima.